All'angolo blu per la Sesito Academy, Bastia, Umbra, Luca, Monkey, Ronchetti. All'angolo rosso per la Ligorio Top Team di Torino viene Giuseppe Mancuso. Ed eccoci qui, inizia un altro match del Ronin Fighting Championship 4. Questa volta è un match dei 77 kg con subito Ronchetti. Ronchetti che prova subito a portare il match al suolo, clinciando l'avversario nel clinch di lotta, portando un ginocchio, adesso pressandolo a parete. Diciamo appunto, vediamo Luca Monkey Ronchetti contro Giuseppe Mancuso. Prima fase appunto che ha visto subito Ronchetti partire esplosivo, partire aggressivo e cercare, come sta tuttora facendo, di portare il match nella fase a suolo. Adesso davanti a me ho l'arbitro nella mia visuale, cioè non riesco a vedere bene, ma comunque siamo un po' in una posizione. Ecco, prova a staccare Luca Ronchetti il suo avversario, ma comunque non lo porta a suolo, mettendo delle ginocchia nell'interno coscia dell'avversario Mancuso, che sicuramente destabilizzano l'avversario, a lungo andare addormentano il muscolo. E ancora una volta cerca uno stacco Ronchetti, cerca di portare il match al suolo, ma nulla di fatto, poiché comunque Mancuso sta difendendo bene a parete. Ripeto, dalla mia posizione ho l'arbitro davanti, non riesco a vedere bene, comunque vedo un po' di scambi di dirty boxing, ovvero, ripeto, di box sporca, una box che si fa a parete, una box che si fa a gabbia dalla corta distanza. Diciamo c'è un mix di colpi, di braccia, di ginocchia, come vediamo portate all'interno coscia, per cercare di destabilizzare un po', di aprire la guardia dell'avversario e portarlo al suolo. Ecco, vediamo una replica, comunque ottimo ginocchio portato da Mancuso, che vediamo ha un underhook nei confronti di Ronchetti, o meglio, più che underhook, in realtà un wizard, ovvero insomma comunque una presa alla spalla di Luca Ronchetti, che cerca ottimo gomito portato da Mancuso. Vediamo come Ronchetti appunto sta continuando a pressare l'avversario, adesso mettendo anche una mano tra le gambe per cercare di staccare l'avversario e portarlo al suolo, e combinando ginocchia nell'interno coscia di Mancuso, che ripeto inizia a essere un cospicuo numero. Si sperano sentire, c'è stato uno stacco, attenzione, proviamo, ecco questo double leg cercato con il rimbalzo anche della gabbia, non portato però a termine. Buona difesa da parte di Mancuso. Comunque in questa fase, diciamo appunto, vediamo un Luca Ronchetti un po' più aggressivo, un po' più, diciamo, che pressa l'avversario. Infatti appunto è Mancuso spalle alla gabbia. Adesso stiamo vedendo come Ronchetti prova sempre a portare al suolo, mischiando ancora una volta tentativi di ginocchia a single leg o double leg, ovvero entrate su una gamba o su due gambe. Fase un po' statica, ma comunque sicuramente molto dispendiosa, perché chi pratica questo sport lo sa bene. Quando, diciamo, attenzione, ancora una volta provato a staccare Ronchetti, come dicevo, quando si mischiano fasi di stand up a fasi di lotta è molto dispendioso il wrestling, chiamiamo così, la proiezione, il tentativo di proiezione, anche se sembra statico, in realtà è molto dispendioso a livello energetico, a livello di fiato. Vediamo qui un buon ginocchio portato da Mancuso nello stomaco di Ronchetti, e vediamo ancora una volta, ecco, adesso prende una gamba, tentativo di single leg, sta cercando di entrare su una gamba Ronchetti, e ancora una volta ginocchio interno. Sicuramente la gamba di Mancuso non è come 5 minuti fa, poiché sta iniziando ad accusare
i colpi sicuramente, almeno a livello di fastidio più che vero dolore. Fase un po', ripeto, ai nostri occhi statica, ma agli occhi dei fighter che stanno lottando non troppo statica. Sicuramente le energie si vanno piano piano a diminuire. Vediamo appunto, l'angolo li chiamava 30 secondi, quindi sta per finire la prima ripresa. Ecco, ha provato a andare a schiena mischiando due buoni ganci di Dirty Boxing. Mentre sta quasi per finire la prima ripresa, ricordiamo sono previste tre riprese da 5 minuti. E diciamo questa... finita così sulla campanella. Luca Ronchetti era riuscito ad andare a schiena a Mancuso, ma nulla di fatto. Inizia così la seconda ripresa, di questo match dei 77 kg. E subito tentativo di tip di calcio frontale portato da Mancuso dalla lunga distanza, e low kick ancora una volta, calcio basso portato da Mancuso ancora una volta. Però vediamo subito una risposta aggressiva di Ronchetti che chiude la distanza, ovvero porta la situazione corpo a corpo. E ancora una volta, come visto già nel round precedente, prova a mischiare Dirty Boxing ginocchia a una fase di wrestling, cercando di portare l'avversario nella fase di lotta al suolo. Vediamo però una risposta comunque di Mancuso. Diciamo i due avversari si fronteggiano bene, molto aggressivo Ronchetti nella fase di wrestling, ma buona difesa da parte di Mancuso, che comunque non si lascia portare a terra e mette anche buone ginocchia nei confronti di Ronchetti. In questo caso vediamo la differenza tra una gabbia e un ring, ovvero la gabbia aiuta entrambi gli atleti sia a livello, diciamo, di incolumità, ovvero se ci fossero le corde del ring queste fasi di lotta non sarebbero possibili, poiché ci sarebbe molto probabilmente, diciamo, una possibilità di caduta degli atleti al di fuori del ring tra le due corde, mentre una gabbia, una rete, può innanzitutto come prima cosa salvare l'incolumità dell'atleta, ovvero non farlo cadere al di fuori del ring, e comunque poi può aiutare nella fase sia di difesa che nella fase di attacco di una proiezione, poiché si può prendere per proiettare un rimbalzo della gabbia, essendo comunque una rete abbastanza elastica, mentre nella fase di difesa è comunque un sostegno che ha le spalle e migliora la stabilità dell'atleta, appunto, che cerca di difendere. E questo è un po' che stanno cercando di usare entrambi gli avversari. Ecco qui Andrea Bruni che separa un po' i due atleti in questa fase di clinch, ripeto, un po' statica, senza un vero nulla di fatto. E subito tentativo di Aiki, che ancora Ronchetti che prova a portare con un double leg, proprio come vi dicevo, cercando di prendere il rimbalzo della gabbia, poiché quanto tu mi spingi, tanto gabbia io spingo indietro. E ecco qui che aveva provato a staccarlo, ma nulla di fatto. Dicevo appunto, esatto, e qui è proprio, si è visto quello che volevamo dire, che la gabbia appunto è abbastanza elastica, regge bene gli urti, ma ha una buona elasticità per respingerli indietro, e perciò delle volte vediamo, come abbiamo visto adesso, una buona entrata, ovvero una buona carica da parte dell'atleta che cerca di prendere, sbattere, diciamo tra virgolette, l'avversario alla gabbia, prendere in balzo per staccarlo e portarlo al suolo. Non è stato così in questo caso. Vediamo ancora una volta una fase, ecco, riproviamo, ma nulla di fatto. Vediamo fase che abbiamo già visto in questo match, diciamo si sta un po' replicando ciò che è successo nel primo round, anche nel secondo round, dove c'è un Luca Monkey Ronchetti e un tentativo di proiezione e un Giuseppe Mancuso che cerca di resistere. Vediamo come ancora una volta Mancuso comunque sta chiedendo all'arbitro, dice: arbitro, qui
facciamo qualcosa. Vediamo un attimo un dissenso da parte di Ronchetti, ma è sicuramente l'energia. Attenzione, tentativo di pedalata di Mancuso nei confronti di Ronchetti, che però prende, chiude e cade in un triangolo, ovvero una sottomissione, tenta lo slam per uscire, vediamo colpi ripetuti, e abbattuto e vince Giuseppe Mancuso per sottomissione triangolo. Vince Giuseppe Mancuso per triangolo, un applauso. Siamo qui con il vincitore Giuseppe Mancuso. Allora Giuseppe, innanzitutto complimenti per la vittoria per il triangolo. Ci vuoi raccontare un po' appunto come è stato il match, come hai vinto? Molto difficile, perché quando uno spinge così tanto ed è bravo a lottare, come appunto è Marchetti, scusate se ho sbagliato il cognome, è praticamente molto difficile cercare di svincolarsi. Ho cercato di trovare il momento giusto, grazie ai consigli dell'angolo, e finalmente sono riuscito a fargli male con un montante. Appena ci ha diviso l'arbitro ho attaccato subito, sono arrivato a terra, ho visto il triangolo e sono entrato. Volevo dire che io ho 10 mesi che non mi alleno, ho avuto un'operazione alla spalla che mi ha tenuto fuori da tutto questo mondo. Questo è il mio primo match dopo un mese di allenamento, non sono ancora al 100%, quindi ci sarà da ridere. Comunque abbiamo visto una buona performance. Grazie. E vuoi salutare e ringraziare qualcuno? Assolutamente, ringrazio il mio maestro innanzitutto, la mia famiglia, mia moglie Stefania, la moglie del mio maestro, e tutto il Ligorio Top Team che mi ha aiutato in questo allenamento e questo incontro. E grazie anche a voi e a Ronin, ovviamente. Sono previsti altri appuntamenti, altri match? Probabilmente sì, a novembre un match all'estero e poi anche a Treviso. Adesso vediamo un attimo cosa esce fuori, però stiamo andando avanti. E ora che dire, in bocca al lupo per il futuro. Grazie. E complimenti ancora. Grazie ancora, grazie a voi.